Quando sei arrivato in Italia? Sono arrivato nel 96. Cosa ti ha spinto a venire qui? Allora, io sono venuto con un contratto con un gruppo che si chiama Africando. Sono venuto con loro per fare la salsa. Come reagisce il pubblico alle tue esibizioni? No, più che reagisco bene, perché sono un griot, so come mi comporto con il pubblico. Com'è stata l'accoglienza in Italia appena arrivato? Diciamo benissimo, bene. Cosa pensi della musica tradizionale italiana? La musica tradizionale italiana mi piace molto perché l'ho suonato, l'ho imparato abbastanza, pizzica, tarantella, tutte queste cose qua. Cosa ti ha spinto ad avvicinarti alla musica? La famiglia, mia madre. Siamo tutti artisti, mia madre è prima ballerina del Balletto Nazionale, zii, nonni, tutti suonano, quindi è quello. Le tue tradizioni sono state influenzate da quelle italiane? Sì, eccolo. Questo è negro. In quale altre città italiane sei stato o hai vissuto, oltre a Ascoli? Allora, io sono vissuto prima a Roma, dopo Pescara, e poi dopo ho avuto un contratto qua a Ascoli, le scuole di musica. Però ho girato tutta l'Italia, diciamo. Va benissimo, grazie mille. Grazie a te. Puoi fare una domanda pure al maestro Emilio? Ecco, di che oggi c'è questo seminario interculturale, proprio dove c'è un maestro che, pur non essendo di colore, ha amato però con grande passione l'Africa. Proprio perché questo vuole essere proprio un messaggio interculturale in questo senso. Siete con due parole? Professoressa? Sì. Entri lei, magari. Entro io. Il cappello, così i ragazzi. No, io magari poteva essere interessante per loro, non so se sapete la figura del griot, cos'è il griot? Forse è meglio ancora... È appunto interessante. Vabbè, ma fate una domanda a Emilia e poi domani, dopo magari spieghiamo meglio che cos'è un griot. La domanda di riserva. Adesso così non mi... Dai, ragazzi, che cosa ti ha spinto ad avvicinarti alla musica africana? È stato per caso, mi ha spinto ad avvicinarmi alla musica africana, diciamo, la passione per la musica. Prima suonavo la batteria, da quello mi sono avvicinato alle percussioni, poi ho conosciuto il grande maestro Matar e da lì, diciamo, ho iniziato questo percorso. Poi siamo andati in Africa, due volte, ho imparato bene lì, con il Balletto Nazionale. Ho fatto stage in Africa diverse volte. Quindi c'è una passione che viene coltivata. Non è una, diciamo, la passione non è solo per la musica, poi diventa per tutta quello che è, diciamo, questa cosa, diciamo, un mondo. Non è solo musica, è proprio un mondo a parte. Infatti nell'evento di oggi c'era Emilio e con sotto questa didascalia, l'Africa nel cuore. Un applauso Emilio. Pure i componenti, qui sono tutti artisti, bravi, tutti motivati, ma soprattutto sono persone che, oltre ad avere passione per la musica, hanno passione e rispetto per la vita, credono molto nella semplicità delle cose e nel senso della vita, perché comunque con i laboratori, gli spettacoli, le varie performance che noi mettiamo in atto, vogliamo soprattutto mandare un messaggio di solidarietà, di uguaglianza, di pace e di apertura delle menti, aprirsi alla mondialità. Grazie ai ragazzi e tanti auguri a voi per il grazie vostro grazie a voi della vostra grazie. Alla nawa mfuta futa ikumbalo. Alla nawa mfuta, futa waliabe. Yau jam nyale futa, futa kumbalo. Geri lele yo geri, geri lele yo geri, geri susa.